La questione della viabilità mette in ginocchio le piccole aziende. Questo è l'argomento approfondito oggi dal nostro direttore nella rubrica Punto e a Capo. Ascoltiamo. Beh, alle volte sembra che vogliamo parlare quasi a noi stessi, ma lo facciamo a voce alta. Parliamo di viabilità, ne abbiamo detto più volte sulle strade provinciali. Certo, in occasione delle elezioni forse qualche fondo emerge pure, qualche fondo in termini, riteniamo, di soldi, proprio in vista del voto, ma è poca cosa, ma intanto i cittadini continuano a camminare su strade praticamente ridotte a vere proprie carrarecce. L'ultima è quella di questa mattina dove alcuni titolari di aziende agricole tra Campolieto e San Giovanni in Galtro si sono trovate praticamente chiuse nel bel mezzo dei due comuni. Un ponticello ha subito una frana e quindi verso Campolieto, verso San Giovanni in Galtro ancora dei problemi sulla stessa viabilità. Non è la sola, ma è strano, possibile che già nelle aree interne diventa difficile poter lavorare, diventa difficilissimo poter fare impresa. Beh, quelle poche rare aziende agricole che ancora continuano ad insistere, a restare in vita nelle nostre aree interne, poi hanno difficoltà nel potersi muovere, nel poter trasferire poi gli animali e soprattutto poi quella che è la piccola produzione che quotidianamente c'è la necessità di trasportare verso le città più grandi, verso i mercati, nel tentativo di fare cassa, di guadagnare qualche euro. Ebbene, si trovano imbottigliati, chiusi in pratica, non possono uscire. Voi immaginate, beh, viene un po' da sorridere, ma è un sorriso amaro quello di non poter neppure, nemmeno poter svolgere il proprio lavoro, la propria attività su questi terreni, su questi territori per le difficoltà di movimento. Certo, le difficoltà di movimento per le strade ce l'hanno tutti, ma è chiaro, a maggior ragione, la piccola nostra economia. Diversamente diventa veramente difficile poter pensare ancora di costruire un qualcosa se queste sono le basi ed è davvero un peccato.